i motori sulla strada che da Prato la conduce al centro storico di Tiriolo per un nuovo tipo di gara automobilistica totalmente disegnata, ridisegnata dall'Automobile Club Catanzaro. Benvenuti ad una nuova puntata di Motori e Dintorni e benvenuti al primo slalom XL aspettando la Ponte Corace Tiriolo. Adesso vi regaliamo la prima parte delle immagini su Tiriolo e poi focus sui protagonisti, i piloti. Chi al mattino desideroso di trascorrere una giornata singolare giunge a Tiriolo si trova dinanzi alla necessità di scegliere tra storia e natura, o meglio, tra un percorso alla scoperta di quanto rimane a ricordo di molti secoli di storia ed un percorso alla scoperta della natura tra la più varia ed incontaminata della provincia. Tiriolo si trova nel punto più stretto d'Italia, affacciato tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno. Questa posizione ci ha resi famosi nel tempo perché da qui dovevano passare necessariamente sia i traffici commerciali sia il avamposto come avamposto a difesa dell'entroterra Silano. Ecco perché fin dal tempo dei Bretti Tiriolo è stato sempre al centro di questa linea immaginaria che collega da una parte lo Ionio e il Tirreno e dall'altra parte le serre e l'altopiano della Sila. Tiriolo è in grado di dare al turista una copertura sui 360 giorni all'anno. E infatti partiamo dal 1 maggio, che in occasione della festa dei lavoratori facciamo la fiera dell'artigianato d'eccellenza calabrese, per passare poi nel periodo estivo la Via Lucis, che si tiene in occasione della festa della Madonna della Neve, la patrona e regina di Tiriolo, la Notte Bianca, ormai divenuto un appuntamento fisso, e Baccanalia, che è un importante evento legato alla nostra tradizione, legata alla tavola del Senatus Consultum. Tiriolo è il paese delle A. Ha come artigianato, insomma, avete visto quello che offre la nostra ridente cittadina per quanto riguarda le attività artigianali, quindi tessitura, il vancale, i vestiti, i merletti. Poi Tiriolo è famoso naturalmente per là come automobilismo, la Ponte Corace Tiriolo che attira molti appassionati di motori e non solo. Ha come archeologia, Tiriolo è famosissima per i rinvenimenti di epoca III-IV secolo a.C., quindi dei Bretti. C'è stato il ritrovamento di una tomba monumentale che adesso sarà esposta all'antiquarium civico, che è un antiquarium di categoria B, quindi regionale. Ha come ambiente, abbiamo le nostre valli, abbiamo il fiume, abbiamo il Monte Tiriolo che è un geosito. Ha come agricoltura biologica, ci sono delle nostre aziende che fanno di questo segmento un vanto, un'eccellenza. Insomma, vogliamo che Tiriolo diventi sempre più un paese di serie A. Ha come astronomia, Tiriolo è stato meta di molti appassionati sul fine degli anni 90, quando qui è stato inaugurato il primo osservatorio astronomico pubblico della Calabria. Poi nel tempo questo osservatorio è stato chiuso, però l'astronomia, anche perché abbiamo un'associazione che appassionati, quindi i concittadini appassionati di astronomia, possono dare un contributo effettivo a captare tutti quei turisti appassionati di astronomia che potrebbero tornare a Tiriolo grazie anche all'impegno che l'amministrazione comunale ha profuso per la realizzazione di un nuovo osservatorio astronomico per poter dare appunto un'offerta a 360 gradi in modo da dare un pacchetto completo per il turista. Insomma, il turista, qualsiasi tipo di attività o di interesse abbia a Tiriolo, potrà trovare sicuramente un motivo in più per soggiornare. Salendo verso il centro storico, situato lungo il pendio di una dolce collinetta, dove ogni pietra ha una sua storia e dove nell'intrecciarsi di vie e viuzze è possibile riscoprire odori e suoni di tempi passati. Proseguendo l'ascesa verso la zona più alta della collinetta, all'imbocco di via Castello, è possibile ammirare sulla sinistra Palazzo Schettini del XVI secolo, i cui balconi in ferro battuto fanno degnamente parte del patrimonio artistico tiriolese. Salendo ancora si giunge alla cima della collinetta, dove si trovano i ruderi del castello Sant'Angelo,
Simbolo del potere feudale, il castello ha subito nei secoli diverse modifiche rispetto al suo impianto originario, determinate da eventi sia bellici che naturali. L'arte della tessitura ha radici antichissime. Già tra le prime civiltà si tessevano preziose e ricercate stoffe. In alcune botteghe artigiane si è ripreso di recente l'uso dell'antico telaio a mano per ricreare i tradizionali tessuti. Tipico prodotto artigianale di Tiriolo è il bancale. Siamo con Mirella. Mirella, mostraci, questo mi dicevi è un bancale che risale a 100 anni fa, giusto? Questo è proprio un bancale originale. È in fondo nero e le strisce poi tutte colorate. Come viene realizzato e con che tessuti? Allora, questo è lavorato in seta, è lavorato a 4 lizzi, il disegno è un disegno a quadretto e c'è anche la zanna, che è questa. Il tessuto che si utilizza? In seta, seta, filo in seta. Quanto ci metti per realizzare un bancale del genere? Dipende anche dal titolo del filato, dallo spessore, generalmente non meno di 10 ore. Tu sai a quanto risale questa tradizione di Tiriolo? Esattamente non saprei, sicuramente fino a 800. Il bancale era principalmente indossato sull'abito tipico, infatti era in seta per l'estate e per le feste, in lana per l'inverno, quindi era il cappotto che usava la donna. Poi si usava l'abito tutto ricamato, chi riusciva a farlo a mano lo faceva a mano, altrimenti si usava la vecchia Singer, si lavorava dal rovescio con il cerchietto, per cui la macchina fa solo il punto dritto, non esistono dischetti, nient'altro che una piastrina dove si separano i dentini della macchina al tessuto e poi col movimento coordinato si fa il ricamo. Ci troviamo nel Museo del Costume Tradizionale Calabrese, dove vediamo una serie di vestiti tradizionali. Iniziamo con quelli di Tiriolo, poi ci sono nelle vetrine un po' i costumi che riguardano qui i paesi dell'Istimo, che vanno da Catanzaro naturalmente alla Lamezia Terme. Allora, per Tiriolo abbiamo la coppia matrimoniale che vediamo qui. La donna nel giorno del matrimonio indossava questo abito con il colletto e il copricapo di colore chiaro, cioè sul bianco. Anche il vestito aveva una serie di stoffe basi, insomma, che andavano dalla viola all'azzurro, insomma al cremisi e altri colori particolari. Invece il costume maschile, vediamo, indossa il mantello, il giubbotto, il fazzoletto e naturalmente il cappello, un cappello particolare che ne viene indossato appunto dagli uomini in quel periodo. Ci sono altri 3 vestiti che riguardano Tiriolo: il vestito della ragazzina che vediamo qui. A 9 anni la ragazzina si vestiva in costume, il costume cosiddetto da pacchiana, naturalmente con il panno rosso. Per Tiriolo anche la ragazzina portava il panno rosso, mentre in altri paesi il colore del panno cambia. Può essere verde, può essere azzurro. Per Tiriolo rimane sempre rosso, come rimarrà sempre rosso anche per il lutto. Il costume giornaliero, dove vediamo il famoso bancale che la donna porta attorno alla vita, e poi il costume da festa, e questo più colorato, con il bancale sempre di seta, mentre quello giornaliero il bancale poteva essere, anzi era generalmente di lana. Alla fine il vestito del lutto, insomma il costume diventa automaticamente tutto nero, spariscono i colori e non si doveva far vedere né il panno rosso né le parti bianche della camicia. La donna doveva stare per un mese con la gonna così sciolta e naturalmente sotto il panno anche di colore rosso, però insomma è completa il vestito e rimane sempre tale. Una grande soddisfazione per Tiriolo riavere e rivivere la Ponte Corace Tiriolo, anche se in una forma un po' rivisitata.
Sì, sì, è una grande soddisfazione anche per il successo di pubblico e di piloti che abbiamo avuto questa mattina. Sì, Tirolo è famoso per la Ponte Corace, là come eccellenza automobilismo, e sicuramente dopo 4 anni riavere questa manifestazione ci ha dato sicuramente grande soddisfazione e anche lustro al paese. Qui abbiamo una bella donna che oggi percorrerà aspettando Ponte Corace Tirolo, lo slalom di Tirolo. Allora, è emozionata? Un pochino. Dimmi un po', hai provato il tracciato? Sì, ho provato, è un po' difficile, però cerchiamo di fare qualcosa. Questa passione per i motori, da dove nasce? Te l'ha trasmesso il tuo ragazzo, la tua famiglia? Famiglia, poi il ragazzo, un po'. Come affronterai lo slalom, le chicane? Speriamo bene, ma ancora siamo così all'inizio, quindi non so come andrà. Siamo con un veterano, gli appassionati di motori, soprattutto della Ponte Corace Tirolo, lo riconosceranno. Benvenuto, signor Ritacca. Grazie a voi e bentrovati. Tirolo per me ci sono quasi nato, diciamo. Le mie prime gare, la mia prima gara è stata la Sila, ma la seconda è stata Tiriolo, quindi nel lontano 73. Quindi. Com'era allora gareggiare, fare una gara? Era bellissimo come lei oggi, comunque, perché la passione rimane sempre, quindi diciamo che è una vita che corriamo, ma ci divertiamo. Oggi lei gareggerà con un prototipo del team Elia. Ci descrivi un attimino le caratteristiche di questa tua vettura? Sì, allora, questa è una macchina che è stata costruita 4-5 anni fa e la stanno evolvendo sempre di più. È un telaio che funziona bene e ha la caratteristica che hanno questi motori da moto, partono dal 1000 di cilindrata fino ad arrivare al 1600. Sono un po' diverse da quelle che ho guidato fino a mo', perché io guidavo con le auto con motori di a 6 cilindri eccetera, 3000 di cilindrata, 2000 eccetera, però dovrebbero essere divertentissime. Però è la prima volta che io la guido, sono onorato di portarla sta macchinetta, perché ci tengo a fare questa gara di Catanzaro, e me l'ha messa a disposizione Elia e lo ringrazio per questo. Giuseppe, questa è una premiere per te, è la prima volta che provi questo tracciato di Tiriolo? Sì, buongiorno a tutti. Sì, per me è la prima volta qua a Tiriolo, un bellissimo percorso ho visto, parliamo della gara sperimentale Maxi Slalom, come viene chiamata. Una novità a livello nazionale? Sì, novità a livello nazionale, perché alla fine si svolge su 7 km con dei rallentamenti, 14 postazioni, velocissimo, speriamo che vada tutto bene. Io purtroppo, come ti dicevo, è la prima volta che vengo a Tiriolo, quindi cerchiamo di mettercela tutta, anche se saranno i favoriti, diciamo, i piloti che già hanno corso, ecco, negli anni precedenti. Però magari gli audaci saranno premiati. Sì, speriamo, voglio dire, però cerchiamo di fare sempre al massimo, al meglio. Questa macchina, l'hai provato la tua vettura sul nuovo tracciato del Ponte Corace Tiriolo con la tipologia Slalom XL? Hai un po' di dubbi su questa nuova tipologia di gara? No, diciamo che siamo già abituati a Slalom. Non così lunghe, ma in effetti un po' più lungo rispetto al solito, 6,7 km. Di solito sono tutti 3 km, ma non ci sono quasi gli altri. Signor Cigliano, che dice? Questo pilota lo vedremo sul podio? Senz'altro lo vedremo sul podio, perché lui è fortissimo, è un ragazzo. Emozionato, mi dicevi, per la prima intervista, e sicuramente emozionato anche per questa primo slalom XL Ponte Corace Tiriolo. Sì, allora, è la prima volta che veniamo qua a Tiriolo. Non avevi mai provato questo tracciato? No, è abbastanza impegnativo ed è bello anche come tracciato, abbastanza lungo. Quindi. Hai avuto modo di provarlo ieri con una macchina normale? Con una macchina normale non è la stessa cosa, però voglio dire è impegnativo. Per la prima volta abbiamo fatto solo due salite, poi lo sai benissimo, si rende un po' pericolosa la strada quando non è chiusa. E i punti più difficili sono tipo lì, prima che si arriva all'arrivo, c'è quel punto e la macchina lì quasi deve arrivare quasi fermo per girare.
e poi altri due punti non ricordo, sono due tornanti che sono abbastanza impegnativi. Fammi capire, i costi per una gara del genere, per quanto riguarda le gomme, il carburante utilizzato, quanto più o meno? E guarda, per fare una gara così, se non devi cambiare le gomme, che bene o male noi che siamo gruppi N, tipo con le gomme facciamo 7-8 gare, ti gira intorno ai 500-600 euro di spese per venire. Allora, questa è la tua autovettura? Sì. I tuoi amici ti prendevano in giro e invece tu sei qua a fare l'intervista con noi. Allora, emozionato per questo tracciato? Abbastanza. Tu di dove sei? Che zona sei? Palmi, Reggio Calabria. Quindi anche tu di Reggio conoscevi ovviamente la Ponte Corace Tiriolo, forse non avevi mai gareggiato? Sì, la conoscevo ma non ci avevo mai corso. Hai avuto modo di vedere il tracciato, sono circa 7 km, esattamente 6,7, 14 postazioni, delle belle varianti, che ne pensi? È bello, è veloce e si deve avere coraggio a stare giù col piede. Ma mi fate capire di cosa state parlando? Stiamo cercando un modo particolare per avere più aria nel motore, perché ieri il commissario ci ha contestato il fatto che manchi il filtro, mentre questa vettura ha il filtro vicino al tubo, alla portata di aspirazione, e loro lo vogliono qui, nella parte anteriore. Allora noi dobbiamo cercare il modo di poter avere la stessa aria accontentando anche il commissario. E ora per questa gara come si farà? In questa gara troveremo un metodo un po' particolare che è nostro, diciamo, ma è un po' di tutti, è un nostro segreto, se vogliamo farlo. Vale a dire? Farlo. E no, se dico il segreto è finito lo scopo. Ma noi non diciamo nessuno, solo la televisione. Allora, descrivici un attimo la tua macchina. La macchina è un E1 Italia. Però è una macchina che con 3.000-3.000. Da quanto c'è questa macchina? Siamo con due giovani piloti, tu mi dicevi sei di decollatura, giusto? Sì. Conoscevi già il tracciato della Ponte Corace? Prima volta? Sì. Hai avuto modo di provarlo ieri con una macchina semplice? No. Quindi insomma, adesso la premiere, ci sono un po' di incognite. Sì. Che ne pensi di questa nuova tipologia di tracciato, questa XL sperimentale? Bello. Siamo primi in Italia. Infatti ci sono i commissari dell'Automobile Club Italia che testano questo percorso per vedere insomma come andrà e poterlo riproporre in Italia. Novità. Sì. Tu invece sei un veterano perché sei di Tiriolo e quindi conosci, di la verità, quante serate hai trascorso facendoti questo tracciato? Da quando ero piccolo. Quindi appena nato si può dire che ero sul tracciato, va? Quindi speriamo, dovresti conoscerlo bene, sta passando una macchina. Dovresti conoscerlo bene e sapere tutti i giusti trucchi per arrivare fino in fondo. Ma diciamo di sì. Ascolta, la tua macchina è questa che vediamo alle spalle, giusto? Chi la prepara questa? La preparo io. Tu proprio con le tue mani? Sì, tutto io, di sana pianta. Quindi ti dedichi la sera quando hai momento libero? Domeniche, tempo libero, la dedico tutta alla macchina. Questa è una Ligier con motore Honda 2005 categoria E2B, è una macchina del 2009 con potenza che si aggira intorno ai 250 cavalli. Ascolta, prima raccontavi che avevi qualche dubbio sull'affidabilità della macchina nei tornanti per questo particolare tracciato? Non dell'affidabilità, è una macchina lunga adatta più che altro alle piste, quindi a curvoni veloci, nelle strettoie dove ci stanno le gomme, dove hanno fatto i rallentamenti, sicuramente è una macchina che avrà qualche difficoltà. Cosa ne pensi di questo percorso sperimentale realizzato dall'Automobile Club Catanzaro? Sicuramente è una bella iniziativa, una cosa che speriamo che poi porti alla cronoscalata definitiva della Ponte Corace Tiriolo, che è quelli che tutti si aspettano, tutti ci aspettiamo, perché fatta così è giusto per riprendere, però è abbastanza insinuosa. Poi mi sembra ci sono 17 postazioni di gomma. 14 postazioni di gomma, ecco, magari per una macchina del genere è un po' difficoltosa, gli altri sicuramente si divertiranno. I preparativi? Sono a posto? Controllata la pressione delle gomme, tutto? Sì, insomma, tutto un po' le gomme che non ho trovate perché sono una misura un po' particolare. Che misura monti? 10 pollici.
Non è facile da trovare? Non tanto facile da trovare, costano un po' cari, abbastanza pure. Quanto costa un treno di gomme? Un treno di gomme ci vogliono intorno quasi 1.800 euro. Questa modifica del tracciato della Ponte Corace Tiriolo, cosa ne pensi? Dovrebbe funzionare perfettamente, anzi è più sicuro così, perché non c'è meno pericoli. Allora, descrivimi un attimo la tua macchina, che motore monta, che velocità può raggiungere e se la prepari tu oppure ti affidi a qualcuno? Allora, questa è una macchina che fa Violante, di Reggio Calabria, è la prima gara che faccio con questa perché io ho sempre corso con l'R5 GT Turbo. Cioè, mi ho fatto un giro, va benissimo, la macchina è un 2000, 16 valvole, gruppo A, innesti frontali e niente, è da provare oggi. Sei pronto? Hai provato il tracciato? Beh sì, ho fatto qualche giro di ricognizione sulla strada e proviamo questa nuova esperienza, diciamo così, perché alla fine si può considerare più che uno slalom una mini salita, alla fine. La difficoltà ci sarà sicuramente, ovviamente è una prova, è una cosa nuova per tutti quanti, quindi dovremo vedere un attimino come si comportano i mezzi, ma grosse difficoltà non credo che ne troveremo. Vediamo un attimino chi riuscirà a fare la migliore. Ci troviamo alla Ponte Corace Tiriolo, questo tracciato rivisitato in forma slalom in versione sperimentale. Vorrei che ricordassimo insieme a lei i bei tempi della Ponte Corace Tiriolo, quando lei correva negli anni 80. Quei tempi veramente ci mancano, ma non per tanti motivi. Uno perché c'era gente diversa, uno perché c'era più passione, più amicizia, c'era un rapporto più umano. Lei ha visto questa nuova versione del tracciato? Ci sono diverse differenze rispetto a quello antico? Molto bella, grazie al nostro presidente Eugenio Di Pepe, con la collaboratrice Loredana hanno fatto qualcosa di meraviglioso, che mancava, bisogna dire la verità, mancava. Senta, ritorniamo un attimo al passato. Dicevamo, anni 80, lei quando ha iniziato a percorrere? Ho iniziato a correre il 67, con la vecchia 500, gruppo N, poi gruppo 2, poi gruppo 5, dal 67 in poi. Mi raccomando, non fate i conti, sennò mi invecchiate. A breve partiamo. Parte breve. Questo primo slalom XL aspettando la Ponte Corace Tiriolo. Vero. Ha avuto modo di provare il tracciato? Io dico la verità, vengo su questa strada quando avevo 6 anni, per cui c'è bisogno di provare. Però ci sono delle varianti rispetto allo storico percorso? Ma le varianti purtroppo le possiamo provare solo in gara stamattina, perché le gomme ieri sera non c'erano, per cui è così. Comunque è un tracciato bellissimo, è un tracciato favoloso, che non solo a noi di Catanzaro piace a tutti, perché è veramente favoloso, è una gara visiva, si vede, per cui veloce, mista, c'è di tutto, quindi è veramente favolosa la gara di Tiriolo, è una delle più belle gare di salita, secondo me. Dicevamo che potrebbe sfociare in una nuova disciplina di respiro più ampio rispetto agli slalom. La normativa applicata è un mix fra lo slalom e la salita. Dallo slalom viene assunto il concetto di abilità, che si esprime con l'applicazione della penalità di un secondo per ogni barriera spostata.
quello della media oraria, al di sotto degli 80 km orari, e quello della classifica, che si definisce sulla base della migliore prestazione effettuata fra le due manche. Dalla salita deriva la lunghezza del percorso, la conformazione delle chicane, tutte da tre barriere poste a 11 metri di distanza, la tipologia degli ostacoli, pile di gomme e non birilli, e la loro altezza, tra 50 e 70 cm. 14 chicane e 2 restringimenti per un percorso di 6,7 km. Dopo un giro di ricognizione caratterizzato da molti incidenti che ha rallentato i tempi organizzativi, si è preferito fare una sola manche rispetto alle due previste. Ora godiamoci le emozionanti immagini della gara e riviviamo, anche se in forma rivisitata, la Ponte Corace Tiriolo. Dripping down your body, girl, you're making me feel hot. All I want to do is feel you, hold you, squeeze you, girl, so tight. Now I'm with you all night. We both know this is the night. DJ style.
Thank you.
Vincente, come abbiamo potuto vedere, quella di Tiriolo, con molti colpi di scena. Adesso vediamo la seconda parte della cartolina su Tiriolo. Massino, questo è uno strumento tipico della tradizione popolare calabrese, vero? Sì, la lira sì, è uno strumento antico che arriva sicuramente in Calabria con i bizantini e principalmente insomma, si diffonde nella zona della Locride. Poi c'è un altro tipo di lira che troviamo sul polo, diciamo, vicino Vibo, e nella tradizione di Nicotera principalmente. Insomma. Tu sei un artigiano che realizza personalmente questi strumenti? Diciamo, più che artigiano, sono uno insomma, che mi sono interessato alla nostra musica tradizionale, ho frequentato gli studi artistici e quando era l'Accademia delle Belle Arti abbiamo fatto questa ricerca etnomusicologica, insomma, allora ho trovato questo strumento che arriva insomma, in Calabria, come dicevo prima, con i bizantini e poi naturalmente noi l'abbiamo ripreso perché facciamo musica tradizionale, musica popolare, abbiamo questo gruppo che si interessa proprio alla ricerca della musica e della tradizione calabrese. E spiegaci il processo di lavorazione, noi qui abbiamo due fasi, vero? Sì, due fasi, il processo diciamo che è molto semplice perché è uno strumento semplicissimo, ha tre corde e naturalmente si parte da un blocco di legno, poi se mi dai ecco la prima, che qui vediamo, si forma la cassa armonica cosiddetta, scavandola insomma all'interno, si fa prima la forma, poi naturalmente il manico o tastiera, poi abbiamo qui insomma la paletta dove si fissano i bischeri che poi tenderanno insomma le corde. Mettiamo nella seconda fase la tavola armonica, la vediamo su questo strumento, la tavola armonica sempre di abete, naturalmente vengono forati, qui vengono fatti gli occhi cosiddetti, che sono questi che vediamo sullo strumento finito. Naturalmente il ponticello, la cordiera e naturalmente le tre corde. E poi la cosa importante di questo strumento è la cosiddetta anima, che è questa. È questo perno che si inserisce sotto il ponticello e va a finire sul fondo dello strumento. Naturalmente ha il compito di diciamo, mandare le vibrazioni insomma, del piano armonico insomma, nella cassa e poi amplificare il suono sulle corde, che le corde insomma, si suonano poi la prima e la seconda accoppiate, questa qui è la corda insomma, di bordone che fa sempre il suono continuo come nella zampogna, una nota fissa. L'accordatura di questo tipo di strumento per esempio è un La, Re, Sol, mentre invece se la facciamo più piccola o alziamo o abbassiamo diciamo, la cassa armonica possiamo fare uno strumento più acuto o se allarghiamo ancora le misure più grave, insomma secondo quello
quello che ci serve. Dici un po', com'è andata? Qualche piccola indecisione, però sostanzialmente è andata bene. Bello questo percorso, ma è stata lunga, è stupendo, eh? È stupendo il percorso, è stupenda la cornice. E Tiriolo, perché ospita tutta questa gente senza alcun tipo di problema. Tu sei il numero... Numero 25. Al giro di ricognizione avevi fatto... Non conosco il percorso, per cui... Avevi fatto 6 minuti e 14. Sì. Pensi di aver sceso ora? Sì, sì, sì. Sono sceso a 6.03, quindi qualche cosa ho tolto, però... Non so se basta. Quanto hai fatto? No, è alto, 6.06. Ok. Al giro di ricognizione avevo fatto 6, qui 6.05, dovevo scendere almeno 4-5 secondi, ma ho avuto problemi di temperatura e quindi la macchina non ha mai dato più resa e quindi sta gara è andata così. Allora, gara finita, bella ma lunga, oggi sembrava che non arrivassimo più, com'è andata? È andata abbastanza bene, diciamo, per rievocare la Tiriolo, la strada lasciamo un po' a desiderare, però ci siamo divertiti lo stesso, con le chicane di rallentamento si è messo un po' in sicurezza, quei punti un pochettino veloci, però tutto sommato diciamo che è riuscita abbastanza bene, non ho, è stata un po' lunga l'attesa, però possiamo dire che è positivo. Siamo venuti qua un attimino per fare onore a questa storica cronoscalata, che è la Ponte Croce di Riolo, anche se riavvivato un pochettino diversamente con le chicane, però fa sempre piacere correre su questo tracciato. Buon tempo, pare. Sì, 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 è andata bene, sì. Abbiamo fatto quanto? Aspetta che ti controllo, 5.46.08. 5.46.08, sì. Quindi insomma la macchina... Sono contentissimo, è la prima volta che corro su questo circuito, è bello, una bella strada, un bel percorso. Com'è andata? Benissimo. Hai rischiato però di sbattere. Sì, sì. Digli cosa hai fatto nel Ho fatto tutta... Qui, abbiamo, fatto qui abbiamo una voce, insomma, non che... No, non ci sono. Non si vede, non si vede, ma c'è. Dimmi cosa hai fatto nel mese. Ho fatto tutto al massimo. Senza mollare. Fino alle gomme. Fino il tempo che è uscito? Dillo. 57. 5.57. È andata male. Sono riuscito a togliere qualche secondo, ma non è bastato per vincere. Ma la maggior parte abbiamo visto che siete tutti scesi rispetto ovviamente al giro di ricognizione, anche c'è chi è sceso di 4-5 secondi. Avrebbe voluta la seconda mancia di gara, che purtroppo non si farà, per conoscere meglio il percorso. Sì, purtroppo la seconda mancia sarebbe stata perfetta. Sì, sì, avrebbe aiutato molto. Speriamo nell'anno prossimo. Ti si è rotta la macchina? Cosa esattamente? È la pompetta della benzina. Ah, sotto il pollo rosso non prendevo più benzina. Ce n'era andata molto bene. Senti, il giro di ricognizione com'era andato? Divertente. Sono abbastanza contento perché avevo fatto un tempo alto alla ricognizione, adesso con qualche piccolo problemino ho tolto... Avevi fatto un tempo alto, 6 minuti e 04. 6 e 04, ho fatto 5.50. Hai recuperato un bel po'? Un bel po', sì, abbastanza, sì. Sono contento anche se ho avuto delle noie, ma sono abbastanza... Di che genere? Mi scappava la seconda. E poi non teneva bene, non aveva molto grip. Che tempo hai fatto? Non molto, non quello che avrei preferito, però 5.42 basta. Basta per vincere? Sì, 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 ma la sotto di gruppo pure più che altro. Tanto... Dì la verità, è sempre un'emozione fare però questo percorso? Oggi è pure una bella fatica. Beh, 6,7 km non è semplice, con lo slalom. Praticamente sono le postazioni, le chicane che ti fanno lavorare il doppio. Allora, com'è andata? Abbiamo visto che sei subito uscito per dare un'occhiata alla ruota posteriore destra. Sì, al secondo tornante ho sentito una botte, pensavo che mi fosse scoppiata una gomma. Ho rallentato un pochino, però ora vedo che è tutto a posto. Forse è stata una pietra che ha fatto qualche rumore di sotto. Ho camminato un pochettino a guardare perché avevo paura che avevo la ruota bucata. Ho abbassato rispetto alla prima manche, 2 secondi, sono molto contento però. Ti disturbo un secondo, visto che stavi misurando la pressione delle gomme, cos'è successo? No, di solito quando si sale sopra bisogna misurare per vedere se sale di tanto la pressione oppure no. Com'è andata? Sembra abbastanza bene. E tu hai questa perdita? Spero di no, però forse sì. Controlliamo? No. Ah, ok, per fortuna no, è dell'altra macchina. Quindi è andata bene la salita, sì? Sì, 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 sì. Dovrei essere prima, adesso vediamo com'è andato il risultato. La tua macchina sta perdendo acqua? Sì, perde acqua però tutto sotto controllo. Il peggio è se c'era l'altra mancia. Ce n'è una sola e quindi basta così. Tu
tu quindi sei contento che ci sia una sola manche, perché gli altri invece volevano una seconda manche per recuperare un altro po' di secondi. Vabbè, ma la macchina non me lo permette più, quindi meglio così. Come è andata a Tiriolo? Oggi è andata veramente bene, la macchina ha risposto bene per tutti i lavori che abbiamo fatto, sia al motore sia all'elettronica, che l'abbiamo cambiata totalmente, e sono veramente soddisfatto. E faccio i complimenti all'ingegnere Francesco Enrico, colui il quale mi ha mappato la mia centralina. Insomma, sei arrivato? Sì, a pezzi, però sono arrivato. Che è successo? Andate in ebollizione. Sentiamo l'odore. Perché sono arrivato a metà percorso e mi hanno fatto riscendere. Okay. Bandiera rossa. La macchina è arrivata rombante, quindi significa che è andata bene? Migliore di prima, sì. Rispetto al giro di ricognizione? Sì, abbiamo migliorato di 3 secondi. Bandiera a scacchi, la gara è finita. Sei stanco? Parecchio. Questo percorso è stato particolarmente impegnativo oggi. Stupendo. Però stupendo. Stupendo e impegnativo. Meglio? Stupendo e impegnativo. Come ti sei trovato con le chicane fatte con le gomme? Bene, bene. Ci sono chicane per tutti, quindi l'abilità si vede lì. Com'è andata? Tutto bene. Gara ti è piaciuta? Sì, bellissima. L'avevi già fatto questo percorso? Per 10 anni. Come? Per 10 anni. Ah, bene. Allora, com'è andata? Non lo so ancora. Hai abbassato il tempo rispetto al primo giro? 10 secondi, 10. Allora Jessica, l'unica donna di questa slalom XL Ponte Corace Tiriolo, allora com'è andata? Bene, e speriamo che nelle prossime gare ci divertiamo ancora di più. Questa ti sei divertita? Sì, abbastanza. Molto bene, mi sono molto divertito, bellissima gara. Poi era da tanto tempo che non la facevo, ma molto soddisfatto. La macchina va molto bene, soddisfatto. New Generation, è da premiare questo slalom XL, nonostante qualche problema, però si sono divertiti tutti. Divertite dire poco, una manifestazione che sicuramente va promossa col passare degli anni, e purtroppo la foga e l'amore per questa strada parecchi hanno indotto nella manche di ricognizione ad esagerare un pochettino di più, e si è esagerato e abbiamo avuto qualche interruzione di troppo. Quindi è vero che è stato questo l'errore di molti? Arrivare con troppa foga, con troppa passione alle chicane e poi rimanere? Sì, più che altro era tanta la voglia di mettere le ruote su Tiriolo dopo tanti anni. Dimmi un po', com'è andato? Soddisfatto? Sto ancora riprendendo. Sì, ho abbassato 7 secondi, 5:20. Sono contentissimo, la verità. Tanto. Una gran voglia di rifare questo percorso. Ma poi Tiriolo è sempre Tiriolo. Ma secondo te qual è la magia di questo percorso? Sono le curve, i tornanti, i rettilini. Nonostante tutto ciò hanno messo le gomme, è sempre un'emozione. E guarda, per me è andata bene. Poi sono parecchi anni che non corro. Allora, un pochettino raggiunto. Da quanto sei fermo? Da 5 anni. Ho corso a Marcellare il mese scorso, però si è rotto, non ho avuto il tempo di prenderci un pochettino. Invece oggi non ti ha dato problemi? No, oggi no. Oggi no. Con le chicane tutto bene? L'ultima mi ha dato fastidio. Pensi di aver passato il tempo rispetto al giro di ricognizione oppure... Sì, sì. Ho fatto 5:50, adesso ho fatto 5:43. È sempre alto però. Allora, oggi con la tua BMW hai fatto sognare. Tutti dicevano, ma questo motore è eccezionale. Solo che non va bene qua. Solo in salita va bene. Sono venuto per divertirmi, perché con i birilli... Non hai buona dimestichezza. No, è lunga e non riesce a girare. È più difficile. Però mi sono divertito. L'importanza è questa. Ci siamo divertiti. È stata una bella gara, per la prima volta che si fa in Italia una gara così. È andata bene, il percorso è un bel percorso. Lo conoscevi già? Sì, ho corso 10 anni fa. Insomma, quindi è da rifare questo percorso sperimentale, che speriamo non sia più sperimentale. Speriamo di sì. Allora Franco, com'è andata? È andata, direi, bene, mi dicono che ho vinto. Bene? Sì, benissimo. Allora, il percorso lo conoscevi benissimo, tu sei un veterano di questo percorso di Tiriolo. Questa versione sperimentale cosa ne pensi? È divertentissima, non è la mia specialità, però è divertentissima. Bisogna dare applauso agli organizzatori che hanno fatto un qualcosa di bello veramente. Ci sono stati un po' di problemi a giro di ricognizione perché i piloti nella foga di correre su questo tragitto hanno preso le gomme, prendevano le chicane. E purtroppo questo è già un circuito difficile di suo. Con le gomme diventa un po' più complesso, quindi magari la foga di essere sul famoso tracciato della Ponte Corace Tiriolo magari ha causato qualche eccesso, qualcosa del genere, insomma.
Ogni giovedì, ore 21, su RT, canale 12. Questo programma è stato offerto da...